graditissimo ritorno quello di Gino Strada, Propaganda Live. Siamo qua. Allora, ci siamo sentiti questi giorni, questa settimana. Gino, vieni a parlare di quello che sta accadendo, così, di questo bel inizio di 2020. E tu mi hai detto, vabbè, ma alla fine sembro sempre un po' un vecchio rincoglionito e dico sempre le stesse cose. Io ho detto, no, ma mica, cioè, vecchio rincoglionito nel senso non proprio anagrafico, nel senso del rincoglionimento, sì, ma anche della, come dire, dell'antichità, della vecchiaia di certi contenuti che però sono sempre validi. E io ho detto, ma no, Gino, però è il caso, forse, secondo noi, che una voce come la tua si faccia sentire e risentire, soprattutto in questi momenti. E alla fine, in qualche modo, t'ho convinto, non è stato difficilissimo, va detto che dici, quando c'è bisogno ci sei sempre. Ecco, vogliamo ridire qualcosa al di là del fatto che sia originale o meno? È imbarazzante, perché noi, come dire, non riusciamo ancora a concepire un mondo senza guerra. Ed è veramente, io sono attonito da questa cosa, perché dico, insomma, la specie umana ha fatto progressi incredibili in tanti campi, a partire dalla medicina, ma il campo scientifico, tecnologico, cioè siamo stati capaci di produrre delle cose straordinarie, non siamo ancora capaci di una riflessione che è in parte morale, in parte etica, in parte logica, che è questa, che ammazzarci tra di noi è un atto di omicidio-suicidio che non ci porta da nessuna parte. Lo stiamo vedendo da anni, anni, decenni. Eppure c'è ancora chi la pensa così, e quando chi la pensa così comprende, per esempio, il presidente degli Stati Uniti, la cosa è molto preoccupante. Al di là di altre considerazioni, voglio dire, negli Stati Uniti in questo momento c'è grossa preoccupazione, non a caso c'è stato un voto alla Camera per limitare i poteri del presidente in caso di guerra, ma direi più in generale. L'Associazione degli Psicologi Americani ha perfino dovuto invitare i suoi iscritti, che sono centinaia di migliaia di psicologi in tutti gli Stati Uniti, a non affrontare in pubblico la questione della sanità mentale di Donald Trump. Però l'affronta tutto il mondo questa questione. Ed è un problema serio, perché, voglio dire, a noi cittadini chi ci garantisce che non siamo a un certo punto governati da uno squilibrato? Questo non lo so, comunque. È un problema, è un problema serio. Cioè, la società dovrebbe avere dei meccanismi di protezione rispetto a questa cosa. Cioè, uno non può alzarsi una mattina e dire, l'Iran mi sta sui coglioni, boom. Non si può. Che è proprio come uno si immagina il presidente degli Stati Uniti, più o meno. Invece qui siamo a livello per cui non c'è neanche più, ma dire, la diplomazia, l'ONU è sparita ormai, ciao. Non c'è più neanche il rispetto di alcune regole formali. Una persona decide che assassina un diplomatico di un paese straniero, che tra l'altro è in missione diplomatica in un paese terzo. Cioè, è una roba che non sta né in cielo né in terra.
questa cosa qui è quella che preoccupa. Però al di là dell'aspetto appunto ora dell'assurdità, dell'assenza di ogni diplomazia, della sanità mentale o meno, o di quanto possa sembrare folle un'azione, però anche noi stiamo al dibattito italiano, ma immagino non solo in Italia, ci si è subito schierati un minuto dopo, poi devo dire che i social portano a evidenziare questo atteggiamento e forse a dividersi subito in tifoserie, anche ad esprimersi su cose sulle quali magari occorrerebbe un po' più di così, appunto, di diplomazia, diciamo così. E ci sono state anche parecchi che hanno detto, vabbè, però ha ucciso una persona pericolosa, non tutti hanno detto, cioè la cosa che mi ha colpito è stata che la condanna del gesto di Trump c'è stata, perché c'è stata, questo va detto, ma non è stata poi così omogenea. In realtà ci ha detto, no, però ha fatto bene, perché comunque quello era un pericolo. E questo che ci fa tornare indietro culturalmente di 200 anni almeno, cioè che si possa ammazzare qualcuno è un'assurdità di per sé, a mio avviso. Che si possa ammazzarlo senza neanche un processo, un'accusa, una sentenza, a parte il discorso sulla pena di morte, è veramente impressionante di quanti anni siamo andati indietro improvvisamente. Cioè non è che a Norimberga, per dire, pure in presenza di noti criminali nazisti, hanno deciso, vabbè, venite qua, vi fucciliamo tutti, arrivederci e grazie. Hanno istituito un processo. È stata rispettata in qualche modo la giustizia, anche se la giustizia dei vincitori, diciamolo chiaro, però almeno c'era una forma. Adesso siamo nel caos. Ti faccio vedere il tweet proprio di Trump, scusa se ti sottopongo questa cosa, ma e, tra l'altro, ormai le comunicazioni ufficiali di Trump passano quasi solo attraverso Twitter. E questo è il commento alla rappresaglia iraniana fatta su Erbil, dove ci sono stati circa 80 morti, se non sbaglio, e lui dice all is well, va tutto bene, da paura. Questo è il commento sì, di Trump. Sorpreso. I missili lanciati dall'Iran a due basi militari in Iraq, i missili sono stati lanciati, stiamo valutando i danni, le vittime, ma per quello fino adesso va tutto bene, eccetera, eccetera. Dall'altro, la prima, una volta valutati i danni più o meno collaterali o più o meno voluti, Il conteggio non si fa più sul numero delle vittime e sulle vittime, ma spesso sulla nazionalità, no? Ok, americani salvi, italiani salvi, questo per quanto riguarda, ma questo vale per qualsiasi cosa, no? Vale, che ne so, quando c'è l'incidente aereo, si dice non ci stanno italiani, e vabbè, diciamo questo può essere una valutazione, neanche una riflessione, un dato. Ma quando si parla di guerra, in questo caso, quindi di un missile lanciato e del fatto di esordire così, di uscirsene così, va tutto bene, tutto a posto, perché? Perché comunque non ci hanno fatto niente, è tipo faccia di serpente, cioè siamo a questo livello, però il livello è più alto. Sì, poi c'è da, come dire, fare un commento anche su questa nuova guerra con l'uso dei droni, che ricordano le famose bombe intelligenti di 20 anni fa. È uscito uno studio molto interessante, in cui hanno documentato che per 41 bersagli stabiliti, cioè come è stato sulle mani, nei 5 anni passati, o nei 10 anni passati, insomma, comunque per 41 bersagli sono state uccise 1150 persone, che sono sempre 1100 qualcosa, anche se togli 41. Che te la conferma lunga sul senso della guerra. Quando noi vediamo nei nostri ospedali, lo vediamo da 25 anni, che i civili sono il 90% delle vittime, vediamo una cosa che viene confermata anche da chi dispone di tecnologia sofisticata, non è più lo sbaglio, il bombardiere che impazzisce, l'effetto collaterale, no, anche da chi dice di sapere esattamente che cosa fa. I civili che ammazza sono 10 volte quelli che aveva pensato come bersaglio.
anche qui senza che ci sia un pronunciamento, una giustizia, un processo, un qualche cosa, cioè si va veramente ad capocchiam. Ad capocchiam? Sì. Ah, beh, no, è latino. Sì, come minchia. Ad capocchiam. Senti, ecco, parlando dell'Italia, come è? Siamo attrezzati? Siamo pronti? Che ti senti tranquillo? Siamo pronti a cosa? A fronteggiare una situazione di tensione di questo tipo. Io spero proprio che non siamo pronti e che non vogliamo essere pronti. No, ma anche dal punto di vista diplomatico, non dico necessariamente a fare la guerra. Ci chiedevamo prima, scusami, in redazione, secondo te sono più pericolosi quelli che la sanno fare? Cioè quelli bravi, quelli che ne hanno già fatte in passato, parlando di classe politica italiana, oppure quelli che abbiamo adesso che stavano sulla bicicletta a rotelle, insomma, diciamo che non hanno ancora avuto esperienze, per fortuna, mica è una colpa, anzi, però magari... Non lo so, diffiderei di entrambi, perché, guarda, la guerra piace solo a chi non la conosce. Piace solo a chi non la conosce. Non ho mai visto una persona che abbia conosciuto la guerra in modi diversi, sperimentata su di sé, sulla famiglia, sugli amici, sulle cose, che apprezzi la guerra. Il problema è che la guerra è ancora, come dire, la prima risposta nel bagaglio dei potenti, dei politici, dei governanti, di chi insomma ha la borsa del denaro in mano. E questo è drammatico, drammatico perché tra l'altro abbiamo già visto nella storia come anche una guerra che inizia come locale, regionale, eccetera, eccetera, poi può diventare una guerra globale. Abbiamo visto nella storia come una guerra iniziata con armi convenzionali può finire con la bomba atomica. E quindi ancora di più io sono sorpreso che ci sia questa accettazione della guerra come inevitabile. Penso sarebbe ora di mobilitarsi, anzi so che nel mondo per esempio dell'associazionismo in tanti vogliono esprimere questo sentimento, che sono contro la guerra come scelta, che sia la guerra contro i nostri nemici, che poi variano di volta in volta, o che sia la guerra contro il pianeta in cui abitiamo. Non a caso gli scienziati atomici per il 2018 hanno definito un rischio altissimo di conflitto nucleare e attribuiscono questo rischio aumentato rispetto agli anni precedenti esattamente a due fattori: il continuare nella scelta della guerra e il continuare con la guerra all'ambiente, con la guerra al nostro clima, insomma, e vediamo già i suoi effetti. Dobbiamo aspettare che insomma, le nostre case crollino tutte. Di fronte a questa cosa c'è ancora un'assenza di risposta da parte dei cittadini, mentre invece io credo che come cittadino io non mi sento di delegare a nessun governo, di nessun colore, di nessun tipo, di prendere a nome mio la decisione di entrare in guerra. Queste sono cose che... Certo. Non so, i cittadini vengono consultati sulla legge sulla caccia, non vengono consultati sulla caccia all'uomo, ma non ha nessun senso. Ma tu pensi che qualora venissero consultati i cittadini sarebbero così contrari alla guerra? Assolutamente sì, sarebbe un plebiscito. Un plebiscito. E sono convinto che sia la ragione fondamentale per cui... Cioè, scusa, correggo la domanda. Contrari alla guerra, è difficile trovare qualcuno che dice io sono favorevole alla guerra. Se invece la domanda fosse posta in termini diversi, tipo fare la guerra al mondo arabo, al fondamentalismo islamico, cioè in termini un po' diversi, sei sicuro sempre che la risposta sarebbe... Vabbè, ma tu fai la guerra... Beh, perché...
al mondo islamico è una domanda, diciamo, che fai nel mondo occidentale. Sì, lo so, però dico, infatti ho usato delle categorie talmente generiche. Nel mondo islamico dovresti dire, siete d'accordo se parla guerra al mondo islamico è talmente vario e tendenzialmente, diciamo, pacifico, che non ha senso la frase che ho detto. Ma siccome stiamo parlando di questo tipo di comunicazione, io ho semplicemente detto una cosa che potrebbe essere scritta anche da Trump tra un secondo e sarebbe credibile. E tanta gente risponde a questo tipo di sollecitazioni, per questo tuo ottimismo, per carità, vorrei fosse contagioso e non... io ne ho un briciolo di meno, solo questo, però... Insomma, diciamocelo chiaramente, ma preferiamo una vita in pace, se possibile anche dignitosa e piacevole da vivere, o preferiamo una vita in guerra? E ci rendiamo conto di cos'è una vita in guerra? Anche dopo la guerra. In Italia c'è ancora chi se lo ricorda. Nel 1947, finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa era percorsa da milioni di persone che non sapevano neanche dove andavano, che giravano procurandosi del cibo come potevano, nella totale illegalità, nel totale caos, ciascuno per sé, per gli animali affamati. Ma vogliamo ridurci a questo? Parlando di dopoguerra, vorrei chiamare in causa Viola Ardone, che ha scritto un libro che si riferisce al dopoguerra a Napoli, una storia... Applauso a Viola. Sentite, Il treno dei bambini, che è una storia che ha per protagonista un bambino napoletano che viene coinvolto, diciamo, in una... dall'organizzazione, a me ha colpito l'organizzazione di un partito, in questo caso l'allora Partito Comunista, insieme a tanti altri bambini, vengono portati al nord, in questo caso per lo più in Emilia, a stare meglio. Quando ho letto il libro, io ho cercato di rapportare ai tempi nostri e ho pensato che all'epoca la funzione svolta in quel caso dal PC era un po' quella svolta dalle ONG. Adesso, non so, correggimi se sbaglio, se è un mio viaggio così. Emergency significa emergenza, e quella del 46 era una situazione di emergenza. C'erano dei bambini che erano per strada, erano laceri, non avevano più la mamma e il papà, erano figli di famiglie numerosissime, e quindi il Partito Comunista, le donne del Partito Comunista in particolare, riuscivano a organizzare un'operazione. Oggi sembrerebbe probabilmente incredibile, cioè prendere 70.000 bambini nel giro di pochi anni, organizzare dei treni speciali e condurli dalle loro regioni alle regioni dell'Emilia, soprattutto della Toscana e delle Marche, per dare loro un'altra possibilità, cioè per dargli un'altra possibilità di stare in una famiglia. Questo avveniva chiaramente pro tempore, però erano quei mesi in cui quei bambini altrimenti sarebbero morti di fame, di malattie, di freddo, e quindi una risposta di emergenza deve essere organizzata sempre in maniera molto strutturata. Il Partito Comunista in quel momento riuscì a dare quella risposta. E magari queste risposte si possono dare, no? Ancora oggi. Ancora oggi, sperando di non ritrovarsi in una situazione simile, però sì. Ma diciamo che adesso, riflettevo sul fatto che adesso mancano anche queste, un po' queste basi, diciamo, che un tempo c'erano. E l'ultima volta che ci siamo visti era in occasione dei 25 anni di Emergency. E si parlava di guerre perché poi la guerra c'è sempre, diciamo, non con questo livello di forse di escalation, però l'azione di Emergency purtroppo va detto è sempre attuale e necessaria. La domanda che ti faccio adesso, vista l'attualità, è: pensavi quando l'Emergency è nata, quindi 25 anni fa, e durante questi anni, che comunque, nonostante tutte le cose fatte, tutte le parole dette, l'esempio dato da te, da chi lavora con te, e comunque ci saremmo ritrovati a inizio 2020 a parlare di una situazione ancora più preoccupante di quella magari degli anni più recenti? Ma guarda, io dico la verità, quando ero ragazzo, quando avevo 20 anni, ero inconsapevolmente, forse stupidamente sicuro, che diventando adulto, addirittura vecchio, il mondo sarebbe stato migliore. È stata una grande illusione, perché ancora una volta ha vinto, o sta vincendo comunque, la scelta della guerra. Ed è proprio la scelta della eliminazione reciproca, che comincia col definire che io ho un nemico e che o io ho quel nemico
dobbiamo morire. Non si capisce perché, visto che potremmo vivere in pace tutti quanti, ci sarebbero risorse per tutti. E la scelta è quella della violenza, in tutte le sue declinazioni, i suoi gradi di forza e di brutalità, ma è sempre quella lì, l'usare violenza contro gli altri, l'usare violenza contro la terra, l'usare violenza, non cercare di conviverci, di goderne, di tirar fuori anche il meglio, ma passare il tempo a costruire arsenali anziché a diffondere libri. È deleterio, forse letale, della nostra specie. Poi bisogna cominciare a fare delle cose, o a chiedere che chi deve farle le faccia. Ma le domande sono sempre quelle. Cosa ci fa l'Italia in alleanze militari? Cosa ci fanno bombe atomiche straniere sul nostro suolo? Le truppe straniere sul nostro suolo? Di converso, cosa ci fanno militari nostri all'estero, per conto terzi? Si possono ridurre queste spese militari? Si troverà un governo che avrà un po' di coraggio e che non sia sempre azzerato da quel servilismo che ci contraddistingue? Almeno un po' di dignità nazionale, dire l'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra. Questo è il nostro modo pratico di cominciare a ripudiare la guerra. Faccio un'ultima domanda. Tu hai detto appunto, mi sono illuso che fosse possibile un mondo migliore. Per i prossimi 25 anni, comunque, visto che fare emergency è stata cosa buona e giusta e comunque ne è valsa la pena, sei disposto a illuderti ancora? Sì, io sarei anche disposto, non credo che la natura me lo consentirà, ma è quello che consiglio a tutti quelli che stanno facendo questa battaglia. Sono tanti, di emergenza non solo, che è una battaglia globale per il diritto a essere uomini di tutto. Cioè noi siamo ancora a livello che oggi la nave Open Arms, su cui c'è anche personale di emergency, ha effettuato 2 salvataggi di 45, una settantina di persone, tantissime donne, bambini, neonati. E noi siamo ancora qui a doverci difendere dall'accusa che questo sia favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che questo sia un crimine. Ma io penso che il crimine vero sia quello dell'indifferenza, del non aiutare la gente, o addirittura di cercare di fare del male alla gente. Non può essere un crimine quello di aiutare la gente, altrimenti saltano completamente le regole della convivenza civile. Grazie a Gino Strada.